È stata l'Assemblea internazionale delle città slow, particolarmente importante per questa rete internazionale di città del buon vivere. Si è approfittato per celebrare i 20 anni dalla nascita delle città slow, ma anche per fare dei bilanci e tracciare la strada per il futuro. Tante le parole importanti, il coraggio, la consapevolezza delle scelte e soprattutto l'impostazione di un progetto di educazione che si chiama Città Slow Education, che vuole trasmettere alle giovani generazioni quelli che sono i principi delle città slow. La rete è matura, le città sono cresciute, le azioni intraprese in tutto il mondo da oltre 250 città sono molteplici, veramente non si possono contare, incommensurabili, ma oggi serve un passo in avanti, serve la capacità di fare sistema, di parlare con una voce sola e declinare queste filosofie e queste azioni in un progetto unico e sistemico che vada nella direzione del contrasto al cambiamento climatico. Noi siamo amministratori, siamo politici e abbiamo il compito di dare l'indirizzo. Serve un comitato scientifico ancora più competente, più largo, più forte, che ci aiuti a declinare le politiche in azioni concrete e sistemiche. E poi non possiamo dimenticare il supporto da dare alle giovani generazioni che stiamo educando, ancora abbiamo educato, e che oggi ci chiedono di fare qualcosa. Fridays for Future, Greta Thunberg, questi sono i ragazzi che la rete Città Slow deve sostenere, perché stanno dicendo le cose che abbiamo loro insegnato e oggi dobbiamo essere al loro fianco per portare avanti davvero la trasformazione delle azioni umane in qualche cosa che sia sostenibile e che possa garantire a questi ragazzi un mondo migliore per il loro futuro.